andare volentieri per mercoledì sabato pomeriggio. Nell'andato ci sarò sicuramente. Mi fa con molto molte piacere. Perché si dovrebbe votare Partito Democratico? Perché fa gli interessi della gente, almeno della gente come me sicuramente, che crede in dei valori e degli ideali da non dimenticare, che riescono di passare inosservati. E in cosa è meglio rispetto al partito, al popolo delle libertà? Nelle persone che ci sono dentro, in primis d'altronde, se si può fare. Per una questione di serietà e di concretezza delle cose. Parlano dei miei problemi, non di cose campate in aria, e questa è la cosa che interessa. Io ho molta speranza nel Partito Democratico. Direi che è quella che soddisfa un po' di più le mie esigenze, le speranze, i desideri e queste cose. Vedi qua, si può fare. Mi fido di te, mi fido di te. Mi fido di te, mi fido di te. Ho deciso di votare il Partito Democratico perché ritengo sia la cosa più seria all'interno della politica italiana in questo momento. Condivido i valori e condivido parte del programma. Si può fare. Al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo. Io penso che si possa fare. Vediamo il Veltroni nuovo e speriamo che veramente si realizzi questo sogno. Mio personale, che sono anziano, voglio proprio vedere un giovane governare questo paese. Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia stupida. Credo molto in Veltroni, penso che sia un uomo con un grosso carisma, una persona come si deve, una persona che può e deve e senz'altro farà in modo di sollevare l'Italia, per cui penso che sia una persona di alto lignaggio. Ci credo pienamente e spero che le cose vadano in buon fine. Si può e si deve fare, direi. E penso che effettivamente il Veltroni in questo momento abbia una marcia in più rispetto a Berlusconi. Li vedo a ripetere i soliti slogan di sempre. Mi sembra di risentire la campagna di alcuni anni fa, invece Veltroni ha un'immagine. Non solo un'immagine, anche contenuti. Altro che se si può fare, se può. Mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?